Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con i lavori dedicati al Consiglio regionale della Toscana. Si è conclusa da poco l'ultima assise del parlamentino della nostra regione. La Camera di Marcello Sani ci inquadra in una delle stanze sempre belle del Palazzo regionale di via Cavour 4 a Firenze, sede consueta sede del Consiglio regionale. Dunque, come sempre, andiamo a vedere la grafica che ci illustrerà gli argomenti che oggi abbiamo preparato per voi. Vediamo la grafica. Bene, come abbiamo visto dalla grafica in sovraimpressione, vediamo adesso il primo argomento che abbiamo selezionato, ovviamente sintetizzando le espressioni rese dai consiglieri sia della maggioranza che dell'opposizione in Consiglio regionale. Sentiamo i primi interventi. La proposta di legge di cui sono primo firmatario e che oggi è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, ringrazio i colleghi per aver condiviso il senso di questo provvedimento, vuole mettere in campo un'attenzione non solo sugli stabilimenti termali. Il termalismo in Toscana riguarda ben 23 comuni, molti dei quali, anche se tanti non lo sanno, sono nelle aree più periferiche, e all'interno di questi territori non c'è solo la questione degli stabilimenti termali, che ovviamente è fondamentale. C'è anche un indotto economico occupazionale che si è sviluppato nel tempo e c'è anche un tessuto urbano, perché le terme, dove sono state e dove sono fiorenti, hanno permeato profondamente i singoli centri. Quindi la nostra legge mette un punto all'interno dell'ordinamento regionale per noi e per chi verrà dopo di noi, affinché per questi 23 comuni vengano messe in campo azioni che riguardano il sistema termale nel suo complesso. Noi scendiamo chiaramente nella nostra legislatura anche un po' più nello specifico. Per noi la questione è intervenire sulla rigenerazione urbana. Ci sono molti immobili abbandonati o sfitti che ovviamente hanno bisogno di essere rigenerati. La questione della promozione, lanciamo l'idea di un marchio Terme di Toscana con il coordinamento dei 23 comuni. Chiediamo ovviamente un'attenzione per tutto ciò che è strutture ricettive e commerciali connesse a questi, agli stabilimenti termali, e poi in generale un focus per quelli che sono gli stabilimenti termali di proprietà regionale, anche se ovviamente in questi 23 comuni gli stabilimenti termali sono sia pubblici che privati. La proposta di legge che è stata fatta sulle città termali è benvenuta, tutto quello che riguarda il termalismo è benvenuto. Io mi sono lamentata perché dal 2004, nel 2022 si fa qualcosa per il termalismo, c'è una proposta di legge che serve poi a fare un elenco dei comuni termali, perché non esisteva nemmeno quello. Detto questo, oltre agli stabilimenti con la rigenerazione urbana si terrà conto dei problemi dei vari settori alberghiero, commerciale, eccetera. Però mi sembrano tante parole e pochi fatti. Sai, PDL si dice che si farà questo, si farà quello, però in che modo si farà ancora non si sa. Forse un po' come nelle aree interne con i contributi europei, però quando non si sa. Ora, io vengo da Montecatini, ovviamente mi preme il termalismo di quella città, che è entrata anche a far parte dell'UNESCO, e rischia che gli stabilimenti vadano in liquidazione, perché l'11 di ottobre ci sarà un giudizio proprio su questo fatto. Stamani ero contenta perché sul giornale avevo letto le intenzioni della Regione di acquistare almeno lo stabilimento Tettuccio. Poi ho preso parte insieme ai sindacati, ai lavoratori delle terme, allo sciopero che hanno fatto
in Piazza del Duomo davanti alla Giunta, sono stata a aspettare che i sindacati tornassero dall'incontro con l'assessore Scioffo e mi sembravano abbastanza contenti, cioè, sì, compreranno lo stabilimento Tettuccio, dovranno fare una PDL per comprarlo. Io oggi, visti gli ordini del giorno, eccetera, la proposta di legge in consiglio, ho detto, ma sì, proviamoci a fare un ordine del giorno per l'acquisto del Tettuccio, ma tanto lo sapevo che avrebbero detto di no. Sono anni che noi chiediamo alla Regione di dichiarare strategiche le terme, in particolar modo Terme di Montecatini S.P.A., soluzione che avrebbe consentito naturalmente di fare già prima di oggi interventi straordinari per risanare l'azienda e darle una prospettiva di sviluppo e un nuovo piano industriale. Invece la Regione si è limitata nel corso degli anni a nominare amministratori contabili che in qualche modo hanno guardato ai conti e a gestire l'enorme debito che grava sulla società, piuttosto che ripensare la collocazione delle terme nell'ambito, per esempio come Montecatini, di una città del benessere rivolta al futuro. Ma io sono soddisfatto che finalmente, a distanza di anni dalla mia proposta, si inizia a parlare di Terme della Toscana. Quello è l'obiettivo al quale da tempo lavoro, credo che serva un unico sistema di promozione, servano risorse, serve il fatto che la politica delle terme della Toscana entri a far parte del piano regionale di sviluppo, una programmazione che possa attivare fondi comunitari, da una parte promuovere il prodotto termale della Toscana, ma nel contempo avviare un grande percorso di rigenerazione urbana delle città, soprattutto quelle che sulle terme hanno costruito gran parte del proprio sviluppo urbanistico, perché dentro quella rigenerazione urbana ci sta qualità, ci sta benessere, c'è un'opportunità di rilancio e di sviluppo, non si può perdere, diciamo, il treno dei finanziamenti comunitari per avere città che possano fondamentalmente garantire un'offerta turistica e termale di altissimo livello e di grande qualità. Quindi per questo noi abbiamo sostenuto questa proposta di legge e nel contempo sostenuto le risoluzioni che vanno in questa direzione, e quindi noi abbiamo di fronte a noi un'opportunità importante per sostenere il prodotto e la rigenerazione delle città. Ed il secondo argomento che abbiamo oggi preparato per voi, dove sentiremo come sempre gli interventi dei consiglieri sia della maggioranza che dell'opposizione in Consiglio regionale della Toscana, sono le recenti gravi difficoltà che stanno attraversando le RSA, cioè le residenze sanitarie della nostra regione. Andiamo a sentire gli interventi dei consiglieri. Ma intanto era piuttosto articolata la richiesta proprio per quanto riguarda la residenza per anziani. Intanto partiamo dal fatto che le residenze per anziani si sono presi in carico i pazienti quando questo spettava all'azienda sanitaria. Hanno sostenuto costi eccessivi durante il periodo del Covid, perché anche tutto il materiale sanitario, per quanto riguardava la vestizione, per quanto riguardava le mascherine, per quanto riguardava i rifiuti tossici, erano tutti a carico delle residenze per anziani. E che cosa hanno ricevuto in cambio? 3 euro per ogni paziente, cosa che questo li ha messi in notevole difficoltà. Poi dopo che cosa c'è? Il discorso anche dell'adeguamento della quota sanitaria. Noi non chiediamo in questo momento, o perlomeno chiediamo che si mettano a un tavolo per poterlo ridiscutere, ma quello che più ci preoccupa è che dal 2011 non è stato fatto l'adeguamento dell'Istat per tutti questi anni, per cui anche in questa circostanza chiediamo all'assessore come pensa poi dopo di poter rispondere a queste cose. Non ultimo, purtroppo, la crisi energetica. La crisi energetica che li ha colpiti in maniera decisiva, forte, e non possono ridurre i consumi perché comunque dentro ci sono delle persone anziane, ci sono delle persone fragili, perciò chiediamo e stiamo chiedendo insistentemente un tavolo nel quale l'assessore, oltre a tutti i numeri che ha snocciolato in consiglio regionale, si metta ad un tavolo ad affrontare con i diretti interessati quelle che sono le problematiche. La risposta è stata da parte della Giunta, è stata una risposta con aumento delle rette, con un riconoscimento dei posti, di un risarcimento per i posti tenuti vuoti a causa del Covid. Ovviamente in questo periodo tutti i settori hanno dei danni ingenti per il carico energetico, le RSA, dalle vetrerie alle RSA, al terzo settore tutto.
non c'è un settore che non sia colpito da questo, e su questo ci devono essere dei provvedimenti europei e nazionali per la tutela, se no evidentemente la regione non ha strumenti economici. Ho sentito poi in consiglio delle cose fantasiose che vabbè non meritano neanche commento, ma è evidente che l'elemento da parte nostra è quello della tutela soprattutto dei soggetti locali e legati al terzo settore, che garantiscano qualità, garantiscano vicinanza. Per noi è fondamentale la tutela delle persone che sono a passare gli ultimi anni della propria vita nell'RSA. Bene, anche per questa occasione è tutto. Marcello Sani alla Camera, Simone Scalabene da Palazzo del Pegaso in via Cavour 4, sede del Consiglio regionale. Vediamo appuntamento ad una prossima occasione con le attività appunto del parlamentino della nostra regione. Grazie a tutti. Ritengo chiaramente questo dibattito molto intenso, animato dall'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, che mi chiedeva di interrompere l'iter per l'autorizzazione del rigassificatore a Piombino. È stato un dibattito politico più che tecnico, come era nella natura dell'ordine del giorno, è venuto fuori con molta chiarezza che sono contrari a continuare l'iter coloro che hanno votato a favore di questo ordine del giorno, ovvero Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, mentre abbiamo votato contro, abbiamo quindi respinto senza nessuno che si sia sottratto a questo, il Terzo Polo e il Partito Democratico. Ma io veramente rimango molto sconcertato, perché qui non siamo a Piombino, siamo nel Consiglio regionale della Toscana, ovvero di una regione di 3.668.000 abitanti, che ha la sua autorevolezza con posizioni nazionali. Vedere che ancora oggi, dopo che gli italiani pagano delle bollette mostruose, dopo che le imprese sono condizionate nel loro futuro dal gas, dopo che l'interesse nazionale dichiarato e su cui tutti sono d'accordo è quello di diminuire la nostra dipendenza dalla Russia, che ci siano ancora queste forze politiche che votano per interrompere l'iter, insomma, si prenderanno le loro responsabilità di fronte agli italiani. È stata evidente in aula l'enorme difficoltà del presidente e commissario straordinario Giani nel replicare a quella che era una richiesta che a noi sembrava semplice, cioè quella di far interrompere queste attività prodromiche che stanno avvenendo nei dintorni di Piombino da parte di SNAM, senza che ancora nemmeno sia stata iniziata la conferenza dei servizi. Noi abbiamo chiesto il suo ruolo di garante e lui si è arrampicato, secondo noi, sugli specchi, dicendo che noi chiedevamo qualcosa di illegale, quando in realtà chiedevamo semplicemente che si facesse il percorso, l'iter previsto dalla legge. E soprattutto era assolutamente attinente a quello che è il piano per la transizione ecologica che abbiamo fatto oggi, perché stiamo parlando di energia, di emergenza energetica e di risorse. E stiamo parlando, proprio oggi abbiamo discusso il piano della transizione ecologica, che all'articolo 2 prevede l'utilizzo al massimo delle fonti rinnovabili, e esattamente nel cuore della costa toscana decidiamo però oggi, anzi chiediamo, di interrompere la costruzione di un impianto che per 25 anni utilizzerà comunque delle fonti non rinnovabili. E quindi è assolutamente attinente a questo, la replica che è assolutamente attinente a questo piano. E l'altra osservazione che ci sentiamo di fare è che le compensazioni di cui si parlano sono quelle che Piombino attende da molti anni e non possono certo essere sbandierate adesso, perché sono qualcosa che alla popolazione gli è dovuta. Io sono stato il primo in aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio, a mio avviso, del 5 Stelle, dove la destra si è accodata, perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci, che dia sostegno e forza al nostro presidente Eugenio Giani. A me fa piacere che Giani è intervenuto in aula, ha detto quello che di fatto ho detto io, le leggi si rispettano, si procede nella conferenza dei servizi, si possono dare delle condizioni, ma si va avanti sull'intervento del rigassificatore, perché è un intervento che serve al nostro Paese, perché ci sono le condizioni per realizzarlo, perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo. E a me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso al proprio interno magari, ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva, così come ha chiesto il Presidente Giani, e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante. Oggi lo abbiamo dimostrato con la fermezza delle nostre posizioni, con il nostro convincimento e con la nostra coerenza. Quindi oggi la maggioranza tiene,
questa è la notizia che magari non sempre i giornalisti vogliono sentirsi dire, ma la maggioranza che tiene su un atto così importante invece è la vera notizia che oggi il Consiglio regionale dà pieno mandato al nostro governatore per procedere in questa direzione. Bene, anche per questa occasione è tutto. Marcello Sani alla Camera, Simone Scalabene da Palazzo del Pegaso in via Cavour 4, sede del Consiglio regionale. Vediamo appuntamento ad una prossima occasione con le attività appunto del parlamentino della nostra regione. Grazie a tutti. Regione Toscana, il Consiglio regionale.